È ancora grave uno dei due giovani accoltellati al Gay Village sabato scorso. Oggi la visita di solidarietà del vice sindaco di Roma. Intanto la procura ha chiesto la custodia cautelare per l'accoltellatore. Alfredo Di Giovan Paolo. Dalla procura di Roma è partita la tanto attesa richiesta di arresto per il pregiudicato di 40 anni accusato di tentato omicidio per l'aggressione ai due giovani al Gay Village dell'Eur, un pestaggio che ha ridotto in fin di vita un ragazzo di 31 anni originario delle Marche ma residente a Roma, ancora ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio. Le condizioni per il momento sono stabili, però insomma ci danno a buon sperare, ovviamente, e comunque, ripeto, in prognosi riservata. C'è ancora pericolo di vita? Sì, in questo momento sicuramente sì. Condizioni stazionarie dunque, ma ancora molto gravi. Lo hanno ridotto così i pugni, i calci e le coltellate in quella che sembra sempre di più una spedizione punitiva. Ci sono delle indagini, però c'erano altre persone e queste andranno sicuramente identificate. Comunque gli investigatori stanno cercando altre persone. Sì, ci risulta sì. L'altro giovane aggredito, originario di Napoli ma residente in Spagna, oggi lascerà l'Italia per dimenticare questa brutta avventura. All'ospedale Sant'Eugenio è andato il vice sindaco Mario Cutrufo, che ha portato al ragazzo ferito la solidarietà del comune e ha espresso soddisfazione per la richiesta di arresto partita dalla procura. C'è dietro questo episodio probabilmente un'intolleranza dovuta anche a vicende a sfondo sessuale, e questo oggettivamente anche le violenze sessuali. Allo stesso modo, sono cose oggi in una società civile intollerabili. I casi di